Stradale in Alta Venosta, tragico incidente stradale la scorsa notte lungo la statale. La vittima è un 22enne di Sluderno uscito di strada al volante di un tir. L'incidente in Sudafrica, morta Linda Scatolina, ha cessato di vivere. L'azzurra di triathlon travolta da un pullman assieme all'altoatesina Edith Niederfrinniger. Linda Scatolina viveva per buona parte dell'anno a Merano. Elezioni con Spagnolli, Bonvicini e Oberauch. Presentata oggi una parte della lista civica che appoggerà l'attuale sindaco ai primi due posti, un potenziale ed un ex candidato del centrodestra. L'omicidio di Pergine allerta anche in Alto Adige, estese anche alla provincia di Bolzano le ricerche dell'uomo che ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex moglie nella frazione di Zivignago. Telespettatori di Video 33, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, apriamo questo telegiornale con la cronaca nera. Tragico incidente la notte scorsa in Alta Val Venosta, poco prima delle 5, mentre percorreva la statale in direzione del Passo Resia nel territorio comunale di Malles, un auto articolato ha sbandato in curva finendo col capottarsi. La cabina di guida è finita di schianto contro un albero, il conducente è rimasto schiacciato tra le lamiere. Per lui non c'è stato niente da fare. La vittima è Aaron Kofler, di 22 anni, figlio del titolare della ditta internazionale Trasporti di Sluderno. Era partito poco prima proprio da Sluderno ed era diretto in Austria. Inutile il pur tempestivo arrivo dei soccorsi, il giovane è deceduto sul colpo. E ha cessato di vivere in un ospedale di Città del Capo in Sudafrica Linda Scatolin, la triatleta rimasta gravemente ferita in un incidente accaduto domenica scorsa mentre si allenava in bici assieme all'altoatesina e sua compagna in nazionale Edith Niederfrinniger. Entrambe erano state travolte da un pullman sul quale viaggiava una squadra di rugby. Linda Scatolin, che per buona parte dell'anno risiedeva a Merano, città ove vive anche Edith Niederfrinniger, era stata ricoverata subito dopo l'incidente. Da mercoledì il quadro cerebrale si era aggravato fino al decesso sopravvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Come già riferito, Edith Niederfrinniger ha riportato serie lesioni, ma non è in pericolo di vita. Cambiamo argomento e ci occupiamo di politica. Presentazione ufficiale stamani per alcuni dei candidati della lista civica che appoggerà il sindaco Luigi Spagnolli alle elezioni comunali del 10 maggio. Una lista che non può che sorprendere, almeno se si guarda al numero 1 e al numero 2 dell'elenco. Matteo Bonvicini, impredicato fino a poche settimane fa di candidarsi alla carica di sindaco di Bolzano con il centrodestra e per lungo tempo in trattativa con Forza Italia, e Robert Oberauch, che 5 anni fa corse proprio contro Spagnolli e in rappresentanza di PDL, Unitalia, Lega Nord e DC, uscendo sconfitto dalla competizione elettorale. Sui social media il dibattito infuria e molti ovviamente avanzano il sospetto che i due abbiano inteso in ultimo salire sul carro del vincitore o del vincitore probabile. La storia di Matteo Bonvicini è quantomeno interessante, essendo passato, come detto, dall'essere il possibile candidato di Forza Italia all'essere il numero uno della lista Spagnolli. Devo dire che come candidato di centrodestra non era stata inizialmente una scelta personale. Volevo interessarmi sì della cosa pubblica, è quello che sto facendo, ma dovevo anche essere, diciamo, realista con quelli che sono i tempi che corrono. Credo che proprio come sottolineava il collega prima Oberauch, questo è il momento di cercare di unire piuttosto che dividere. Il centrodestra in questo momento mi sembra che abbia molte difficoltà a unire. Mentre il centrosinistra ha anche un'apertura verso un mondo liberale che credo di rappresentare. Oggi la presentazione di una parte della lista, il simbolo e il nome definitivo arriveranno tra alcuni giorni. Lista messa assieme da Claudio De Gasperi, braccio destro di Elena Artioli, ora team Autonomie, ma è entrata di fatto nell'orbita del PD. Al bar romagnolo c'erano anche due donne che si candideranno, Claudia De Lorenzo, giurista, già candidata dell'Artioli in consiglio provinciale per la carica di garante per l'infanzia, e Alin Fazzi,
da tempo vicina all'Artioli e attiva nel movimento Liberal PD. Le attenzioni si sono ovviamente concentrate anche sull'ex hockeyista ed ex candidato sindaco del centrodestra Bob Oberauch, sospettato dai maligni di essere ora salito, come detto, sul carro del probabile vincitore. Per me, voglio dire, il carro dei vincitori è un termine che io non condivido. Questa scelta è un po' più importante, un po' più da spiegare, un po' più da dire come chiedi tu perché adesso appoggio gli spagnoli, perché chiedo che anche i votanti di centrodestra siano rappresentati in comune. Non è successo negli ultimi 30 anni. E rimaniamo alla politica, ma ci spostiamo all'Aives, perché il Movimento Uniti per l'Aives stamattina ha ufficializzato il nome del candidato sindaco. È Cristian Bianchi, il consigliere comunale, punta ad un rilancio della città con la partecipazione dei cittadini. Adesso è ufficiale, Cristian Bianchi è il candidato a sindaco di l'Aives. La notizia, nell'aria già da diversi giorni, è arrivata puntuale stamani. Uniti per l'Aives dunque lancia di gran carriera il suo candidato. L'obiettivo del partito del centrodestra è quello di rendere dura la vita all'attuale sindaco di l'Aives, Liliana Di Fede, in occasione delle prossime elezioni. Secondo gli esponenti di questa lista, in termini di operato, la prima cittadina non ha certamente brillato. Sono infatti molti i cittadini che si sentono abbandonati dall'amministrazione comunale. Troppo spesso oggi i cittadini si lamentano che questo comune non è un partner, ma spesso poi diventa un ostacolo. Noi abbiamo bisogno di razionalizzare questo comune affinché ogni cittadino, che è il nostro primo cliente, possa essere soddisfatto e avere in tempi molto concreti le risposte alle domande. Grazie al supporto della Lega Nord e degli indipendenti democratici, Uniti per l'Aives intende rilanciare la città, affrontando prima di tutto i problemi e i disagi degli abitanti. L'Aives ha sicuramente tante necessità. In questi anni, per esempio, l'amministrazione ha progettato tanto e fatto poco. Oggi c'è bisogno di un'amministrazione che prenda le decisioni su alcuni punti fondamentali, che sono per esempio la riqualificazione, che sono, diciamo, i temi che all'Aives ormai si conoscono da tanti anni, e prenda delle decisioni semplici, realizzabili e concrete. Il viaggio verso le elezioni di Uniti di l'Aives, in calendario a maggio, continuerà nelle prossime settimane attraverso una serie di incontri in cui si spiegherà alla gente quello che non farà questo partito. Quello che non faremo è quello di fare il libro dei sogni come è stato fatto da tante amministrazioni precedenti, cioè quello di promettere ai cittadini di fare un sacco di cose e poi dopo di non realizzarle. Noi abbiamo l'obiettivo di, in questo programma che presenteremo poi in questi giorni, di stare concretamente su dei punti, cercando anche di trovare le formule per finanziarli, per realizzarli. Siamo dell'opinione che è meglio concentrare l'attenzione su alcuni punti, pochi, però promettere ai cittadini di portarli a casa. Intanto oggi a Bronzola è stata presentata la candidatura alla carica di sindaco di Franco Mollica, che sarà appoggiato da una lista unitaria del centrodestra che riunisce Forza Italia, Alto Adige nel cuore e Bronzolo Nuova. L'autonomia non danneggi gli italiani, sono le prime parole pronunciate dall'ex ministro Giorgia Meloni a Bolzano. La presidente di Fratelli d'Italia è arrivata nel capoluogo per lanciare la campagna elettorale di Fratelli d'Italia, ma non solo. Doppia missione per l'ex ministro Giorgia Meloni oggi a Bolzano per lanciare la campagna elettorale di Fratelli d'Italia in vista delle prossime comunali e per ribadire la volontà del partito di preparare una proposta di legge affinché il 17 marzo sia dichiarato festa nazionale. Il prossimo 17 marzo non si celebrerà, differentemente da quanto accaduto nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia, come festa nazionale il 17 marzo. Pensiamo come Fratelli d'Italia che sia un errore. Noi vorremmo che il 17 marzo venisse ricordato ogni anno e venisse celebrato ogni anno come festa nazionale, anche trovando delle soluzioni rispetto alle altre festività
che noi abbiamo nel nostro calendario, visto che si dice che costa troppo celebrare il 17 marzo, però è forse tra tutte le date che noi abbiamo quella che può essere più unificante. Giorgia Meloni ha colto l'occasione per visitare il Museo della Cripta nel Monumento alla Vittoria, che ripercorre la storia della provincia dal 1918 al 1945. L'ex ministro ha seguito attentamente il percorso espositivo e dal termine della visita si è espressa sull'autonomia a livello locale. Se oggi la comunità italiana di lingua tedesca gode di, chiaramente, questo territorio gode di grande autonomia, di grandi opportunità in ragione del fatto che voleva tutelarla lo Stato italiano, e per questo mortifica la minoranza italiana di lingua italiana su questi territori. Penso che quello che è accaduto per esempio con la vicenda dei toponimi, di voler cancellare l'identità italiana in territori che comunque sono in luoghi che sono comunque in territorio italiano, sia un utilizzo abbastanza sbagliato dell'autonomia. Per quanto riguarda dalle vicende politiche locali, in vista delle imminenti elezioni comunali, Giorgia Meloni ha confermato lo stato di sofferenza che sta vivendo da tempo il centrodestra. In Italia non vive, diciamo, uno dei suoi momenti di maggiore entusiasmo, però penso che possa essere anche un'occasione per provare a costruire qualcosa di nuovo. Io non penso che il centrodestra in generale si possa rieditare per come noi l'abbiamo conosciuto, lo considero morto. Ed ora passiamo alle notizie in breve. Giornata delle porte aperte oggi alla Libera Università di Bolzano. Più di 1000 visitatori arrivati nel capoluogo dalla regione ma anche dal resto d'Italia e dall'estero per informarsi sui programmi di studio in tre lingue offerti dall'Ateneo nei tre campus di Bressanone, Brunico e del capoluogo. Nel pomeriggio e domani l'Open Day ha ruotato e ruoterà attorno al P-Day da più di 20 anni. Il 14 marzo, ispirandosi alla grafia anglosassone del numero 314, si festeggia la giornata mondiale del pi greco. Sfiora il 50% ed è pari per l'esattezza al 48,5% la percentuale di promossi agli esami di BE Trilinguismo nel corso del 2014 in Alto Adige, quanto si evince da uno studio condotto dall'Istituto Provinciale di Statistica. Ricordiamo che il 2014 è stato il primo anno con la nuova formula che prevede, accanto alla prova scritta e orale, anche una terza prova di ascolto. Ospite d'eccezione ieri all'Hotel Laurin di Bolzano, Miss Italia 2014 Clarissa Marchese ha infatti preso parte al talk show intitolato I Like Me, tra psiche e immagini, un dialogo alla ricerca dell'armonia personale e della bellezza. Accanto alla più bella del bel paese, il noto psichiatra Alessandro Meluzzi e Mauro Basso, altrettanto noto titolare del Salone Norma di Bolzano. A completare il cast di relatori, Marco Vurro, responsabile comunicazione di Vella, il tutto innanzi a un folto e interessato pubblico. Passiamo alla cronaca. Sono state estese anche al territorio altoatesino le ricerche dell'uomo sospettato di aver ucciso l'ex moglie Carmela Morlino di 36 anni, il cui cadavere è stato scoperto ieri sera in un appartamento di Zivignago vicino a Pergine in Trentino. Le forze dell'ordine stanno cercando il sospettato Marco Quarta nella zona della Valsugana, ma anche in Alto Adige. Carabinieri e polizia sono in allerta. I carabinieri di Trento hanno intanto diffuso una foto dell'uomo per far sì che la popolazione possa essere in ausilio alle ricerche e alle indagini. Gli investigatori sono nello specifico alla caccia di un'auto Dacia Duster di colore marrone. Nel giorno in cui il Pontefice ha proclamato un anno santo straordinario che avrà inizio con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro l'8 dicembre 2015, a Bolzano è stato presentato oggi il Forum del Sinodo, che si terrà il 21 marzo nel capoluogo e che sarà aperto a tutti i credenti. Intanto oggi il Vescovo Muser ha voluto ricordare anche il secondo anniversario dell'elezione di Papa Francesco.
Forse, anzi certamente non casuale, la scelta del 21 marzo per il forum del Sinodo che si terrà dalle 9 alle 18 alla Fiera di Bolzano. Il primo giorno di primavera verrà offerta ai credenti, alle parrocchie, alle organizzazioni e a tutti gli interessati la possibilità di partecipare attivamente e di pensare insieme alle vie da seguire per far diventare realtà le visioni emerse durante il Sinodo fino ad ora. Sinodo che ormai da molti mesi vede attivamente impegnate moltissime persone in un confronto a tutto campo sui temi della Chiesa e della società, anche su temi quali l'abolizione del celibato sacerdotale, del diaconato femminile, dell'ordinazione femminile e della comunione per i separati divorziati, temi sui quali si è discusso ma non si è votato, non essendo di pertinenza della diocesi. Sinodo che ovviamente ha voluto analizzare anche la situazione della convivenza tra gruppi linguistici in Alto Adige. Nel Sinodo e anche negli open space abbiamo parlato dell'importanza della convivenza dei tre gruppi etnici, anzi la convivenza di tutta la popolazione, e oggi abbiamo tra di noi anche membri di altre culture, di altre religioni. Penso che questa convivenza non debba essere soltanto un problema, una sfida, è la nostra risorsa, è la nostra ricchezza, direi la nostra vocazione, è veramente la vocazione della nostra diocesi di Bolzano-Bressanone, il nostro odore di stalla. Oggi intanto ricorre il secondo anniversario dell'elezione di Papa Bergoglio, che si insediò ufficialmente il 19 marzo del 2013, ma venne eletto, come detto, il 13 marzo. Un pontificato per molti versi innovativo, e su questi primi due anni di pontificato di Papa Francesco abbiamo chiesto un giudizio al vescovo altoatesino. Papa Francesco fa bene alla nostra Chiesa, è un dono per la nostra Chiesa, anche con la freschezza del suo pensiero. Papa Francesco ci apre gli orizzonti, Papa Francesco ci aiuta di riscoprire il Vangelo. Per me Papa Francesco è davvero un profeta, talvolta un profeta scomodo, veramente scomodo, ma un profeta parte sempre dalla parola di Dio e ci apre gli orizzonti, e questo ci fa bene. E chiudiamo questa prima parte del TG con due notizie di cronaca. È forse dovuto ad una sigaretta dimenticata accesa l'incendio scoppiato alle 15.30 al bistro Walter a Molini di Tours, a dare l'allarme a alcuni passanti che hanno visto del fumo su uno dei balconi dell'edificio. In breve sono divampate le fiamme, ma l'immediato intervento dei vigili del fuoco di Molini e Campo di Tours ha limitato i danni. Le operazioni di spegnimento, che hanno coinvolto una quarantina di pompieri, sono durate circa un'ora. Il statale della Val di Fiemme chiusa per 3 ore nel primo pomeriggio a causa del ribaltamento del rimorchio di un tir della ditta Reaper contenente 12 tonnellate di mangime per animali. È successo subito dopo il secondo tornante nei pressi di Ora, dove per causa in via d'accertamento il rimorchio si è rovesciato e tutto il materiale si è riversato sulla sede stradale. Non si registrano feriti, ma i disagi per il traffico sono stati molto pesanti. Ed è tutto per quanto riguarda la prima parte di questo TG. Ora ci fermiamo per un brevissimo break, ma poi torneremo in studio con il magazine e con lo sport. Rimanete con noi. Brick System, tutto il giardino che volete. Oh.
Siamo nello sport. Alto Adige Sport, ogni lunedì alle 20. Sempre più spesso la vita comune delle persone è legata all'economia e sempre più spesso la gente si interessa di economia. Economia, l'appuntamento quindicinale di Video 33, mercoledì alle ore 20.